Marco Gastaldi, una protesta da parte dei lavoratori della Riviera Trasporti, è saltata l'udienza, così sembra, insomma, è saltata l'udienza che doveva portare all'ammissione del concordato della Riviera Trasporti e adesso il pagamento degli stipendi è fortemente in dubbio, per questo protestate? Sì, diciamo che hai già fatto un'ottima premessa. Sì, noi praticamente in base alla non decisione che non è stata presa al tribunale, con tutto quello che si prospetta purtroppo di negativo, apro una parentesi, i lavoratori fino adesso hanno rispettato i loro impegni sia dal servizio dell'inizio delle scuole e tutto quanto, sono 11 giorni che non prendiamo lo stipendio e quindi i lavoratori hanno deciso spontaneamente di sospendere il servizio proprio appunto come dicevo per questa situazione di stallo e di indecisione e sinceramente non sappiamo veramente che fine faremo e quindi penso che sia una decisione più che giusta, anche perché i lavoratori fino adesso, ripeto, hanno sempre svolto il loro servizio con professionalità e credo che il minimo sia proprio quello di ricevere lo stipendio. Ecco, al momento l'azienda non vi ha fatto sapere nulla? Per il momento stiamo aspettando, siamo qui, diciamo un po' in balia delle onde, sinceramente non è una situazione che si può sopportare a lungo. Ma vi aspettavate anche lo sciopero di lunedì? Ma se non ci sono, direi, questa è una cosa nazionale, se non ci sono novità o altre informazioni o altri movimenti, io presuppongo di sì. Ma voi vi aspettavate di arrivare a questi punti? Sinceramente no, penso di poter parlare anche da parte di tutti i colleghi autisti e da parte anche dei colleghi di sindacati, perché ripeto, gli autisti Riviera Trasporti fino adesso si sono comportati a mio avviso, ma penso anche a avviso dell'utenza, in maniera impeccabile e quindi penso che il minimo del diritto, che è lo stipendio, doveva in qualche modo essere garantito. Ecco, si sentiva mentre parlavate tra di voi, insomma, la frase più ricorrente è ci sentiamo presi in giro. In effetti non posso dare torto a chi ha detto questa frase, perché un giorno, due, poi quando i giorni cominciano a passare, voglio dire, lo stipendio è utile per tutti. Qui stiamo anche parlando del futuro di quasi 300 famiglie, non è uno scherzo, anche perché la Riviera Trasporti è ancora una delle poche realtà più grandi della provincia di Pera. Grazie. Grazie a voi.